Mastema è bellissimo, secondo me. Io l'ho visto quando aveva iniziato a farlo, che successivamente aveva avuto anche dei, tra virgolette, dei problemi di stile, chiaramente, doveva decidere tante cose. E alla fin fine è riuscito a dare una conformità artistica a tutto il progetto notevole. L'intro, io mi ricordo che gliel'avevo un po' bacchettata, gli avevo detto, ma l'intro è bella, ma secondo me potresti far di meglio. Lui aveva fatto un sacco di schizzi, di disegni, e aveva rifatto praticamente l'introduzione, perché comunque io ho giocato anche la demo, quindi me lo ricordo come era. Sì, l'ha fatta molto più bella, molto più bella. L'ha avuto in cantiere per almeno 2 o 3 anni, penso. Ci ha lavorato parecchio, veramente tanto. Sì, parecchio. Mi ricordo. Poi, la curiosità, aveva pure usato le canzoni di un gruppo metal di Roma, comunque, dalle sue parti. Sì. Eccolo qua, ok. Perfetto. Ho abbassato il gioco. Ok, adesso dovremmo esserci. Non so perché non mi prende il controller. Allora facciamo così. Vabbè, puoi giocare anche con la tastiera, sì. eh. Tanto è così facile che... Ah, adesso forse. Ah, press... Oh, ok. Press J. Ok, dovrebbe andare adesso, eh. Dovrebbe vedersi tutto bene con la cornice anche. Su Twitch si vede, sì. L'ho cambiato Fede da Dio. leggermente. Volume devo tirarlo giù ancora un pochino, però, perché... Un attimo. E questa Veramente. parte della presentazione di Oscar mi ha ricordato un casino Splatterhouse, anche lì. Non so se vi ricordate Splatterhouse 3, quando c'era il personaggio di Jimmy che diventava demone. Fantastico. Ah, bella, sì. Ah, c'è anche questa animazione quando corre. Ah, oh, beh, bellissimo. Salute. Grazie. Qua non mi ricordo perché c'era. Ok. Ah, guarda che Ecco bello. qua. Ah, stupendo. Con i demoni che cadono. Cioè le anime, pardon, le anime che cadono. Un po' Dante's Inferno. Ma io posso già attaccare perché provo a schiacciare, ma non. No, devi prendere il bonus per attaccare. Ok, perfetto. C'è il bonus della spada luminosa per attaccare, se no Ah! lui normalmente non Ah, attacca. è vero, Essendo un dannato non puoi attaccare questa quello. cosa mi è Che dispiaciuta perché bello! forse Quando sconfiggi era scritta i nemici. come critica, però secondo me ci sta la prima. Cioè, Sì. quando sconfiggi i nemici è bellissima, che fa Sì, quell'effetto c'è al. un'animazione pazzesca. E il gioco mi ricorda moltissimo Dragon Slayer, quello per Commodore, pardon, per Game Boy, dove dovevi raccogliere quei maledetti cubi, pardon, rettangoli, chiamiamoli come gemme, in Dragon Slayer per Game Boy era allucinante, c'erano i livelli tutti così, dovevi raccogliere tutti questi cazzo di cubetti che erano disseminati, difficilissimo. Questa cosa mi piace perché in un contesto comunque macabro metto sta cosa che fa molto platform alla Super Mario, tipo le monete. E ci sta, secondo me, qualcosa di originale, infatti. Poi ovviamente alcuni da raccogliere saranno più che ostici, Sì. ma già qui inizia a essere, diciamo, di una certa difficoltà. Io mi ricordo che c'era un boss che avevo battuto con una mossa speciale. Sì. Con un colpo l'avevo fatto fuori. Sì, perché questo gioco, diciamo, più tieni power up, più diventa semplice. Il problema però è tenerlo. Però in certe fasi. No, è difficilissimo, infatti. Sì. Bello che ogni tanto si guarda in giro anche quando corri. Sì. Qua? Ah, ok. Non c'è cosa sbagliato. Ah, sì, ho sbagliato. C'è cosa sbagliato. Adesso non ce l'ho più. Ah, musica è qualcosa di incredibile. Altro è bello che quando vai sotto quella cascata c'è l'effetto che ovviamente ti va addosso. Cioè, la musica a me ricorda Black Tiger, porca puttana. Mi ricordano le migliori produzioni, mi ricorda Black Tiger, mi ricorda quei giochi proprio da Amiga che ogni tanto vedevo anche a casa di qualche amico. Anzi, qualche amico, anzi. Bello. Sì. No, ma erano Giusto. giochi. No, beh, erano giochi fantastici. Mi ricorda anche Gods un po'. Non so, vi ricorda quei bonus fatti a quadrato? Mi ricordano Gods, quel gioco anche lì per Sì, quella Amiga musica 5. bellissima. Tra l'altro hanno fatto Amiga. un remake che c'ha la grafica più brutta di quello vecchio, perché l'hanno fatta, per me è Ah, beh, notevolissimo. non ne parliamo proprio.
è tremendo quell'anno fa, non si terribile digitalizzata come è fatta proprio. Oh, questo cos'è? Quello lì è il potere del tornado. Però mi sa che non posso più usarlo. È un po' buttato, diciamo. Vabbè, che bello. Mastina. Poi questa cosa dell'omino che corre mi ricorda un casino flashback, mi ricorda quei giochi, non so, mi ricorda, mi fa tornare in mente... Sì, è quelli, sono quelle intro, sai, che sono, sì, non ho trovato veramente... No, no! L'altro che dice, anche l'altro anche lui dice no. Ricorda anche un po' Toxic Avenger, il personaggio, volendo. Sembra un po' un personaggio uscito da dalla trauma. No, vabbè. Mi ricordo anche molto i personaggi Marvel, quelli un po' perdenti, quelli perdenti intesi, intesi come personaggi che non il pubblico non si è mai filato, come Ghost Rider, cose di questo tipo. E però mi ricorda moltissimo Chakan, tantissimo il gioco. Ecco, buttato anche questo. Okay. Chakan the Forever Man. Ah, sì. Un gioco meraviglioso. Perché è morto? Come ho fatto? Ah no, ok. Ma tra l'altro, no, no, usato... ah, che bello che quando ti prendi i colpi c'è lo sprite che cambia del... No, è fatto con arte e mestiere, decisamente. Io avrei messo un suono un poco diverso quando raccogli il diamante rosso. Piccola... E poi è soprattutto in stage. È ambientato... Che bella questa mappa. La mappa in stile... Ghosting Goblin. Ma anche un po' più bella di Ghosting Goblin, perché qui c'è la mappa con visuale quasi un po' sì, questa isometrica. Un po' più isometrica. Sì, infatti. Hai visto gli occhi sullo sfondo? Io lo devo vedere su Twitch perché è inaffrontabile su Discord. Purtroppo... Beh, pure io, Aku, uguale. Sono dovuto passare su Twitch, non vedevo niente su Discord. Più che altro secondo me hanno anche calato la qualità su Discord, perché prima io me la ricordo che era meglio, era un po' meglio secondo me l'hanno calata apposta per far pagare gli extra. Beh, il demone dietro alla Diablo è bellissimo, testone di demone dietro è Questo è proprio un gioco da metallari, comunque. Nel senso che è proprio un gioco da... Infatti c'è pure la colonna sonora da metallari. È proprio un gioco... Sì. Se col vostro gioco c'era un link diretto al Giappone, allo stereotipo... ai giusti stereotipi del Giappone, qua c'è proprio il link mentale diretto con il metal, la roba grezza... Cioè, guarda te, un pipistrello che ti molla giù delle palle chiodate, cioè. Non ci o anche gli stessi demoni. Ah, che bello. Guarda, questi occhi sono fatti veramente bene. Dietro. Sì. Basta pochissimo, sì. Poi, visto che sei scomparso, praticamente, elevato in fiamma. Sei morto con un'animazione ad hoc. Sì. Bellissimo che questo teschio dietro, quasi Doom, un po'. Sì, è Doom, decisamente. Oddio, a me ricorda più Diablo. O meglio, Hexen, quei giochi un po'. Allora io adesso c'ho il tornado e me lo tengo per il boss. Qua c'è un boss. Ma questo qua era bello forte comunque come nemico. Ma peraltro puoi sparmare bene sto attacco, mi sono reso conto adesso. L'altro è interessante perché comunque il fatto di avere questi cosi da raccogliere ti dà un po' l'indizio sul percorso da fare. E qua invece? Devo saltare e basta? Ah sì. Un bel saltone da sopra, sì. Chissà quello come si prende. Forse col tornado? Ma non vale la pena. Però li devi prendere tutti per avere il finale, quello o no? Li devi raccogliere tutti? Non ho idea come funziona. Li devi raccogliere e collezionare tutti? E non è facile, perché alcuni li ha posizionati proprio in zone... No! Ma che bello! No. Ah, è quello caduto. È vero, l'ero dimenticato. Fantastico. Purtroppo anche, anche questo è un gioco cattivo dove quando finisci le vite devi tornare all'inizio. Eh sì.
Ecco, quell'aspetto lì è uno degli aspetti più che ti dà più veramente longevità e al contempo sfida, che manca in tanti giochi al giorno d'oggi, non in tutti per fortuna, però ti devi impegnare per finire sto gioco. Devi imparare bene il pattern d'attacco dei nemici, devi imparare bene lo zoning, devi imparare bene tanta roba, come collezionarli, come prenderli tutti. Ogni nemico è una sfida ad hoc. Valfaris pure grida Metal Comes From Hell. Valfaris è il gioco di Lobo. Ah sì. Non lo conosco. Valfaris è quello è sempre di quello che ha fatto Slain. Ah, è quello il stile Contra, giusto? O no? Sì, esatto, questo lo spara tutto. Sì. A me questo tu cosa? Dimmi. Non l'hai finito questo qua, te? No. È tosto, Più avanti, auguri. Molto tosto. Molto tosto, sì. Cioè, qua è ancora... Glielo dissi a Oscar più di una volta che comunque lui è perfido, perché quando fa sti giochi lo fa apposta per farti rompere o la console o il computer. No, arriva dei livelli che... Io sono arrivato a dei livelli a questo gioco qua, sono arrivato, è un buon livello di proprio di roba quit rage, quasi, dunque io direi tra i più difficili che ho giocato c'è Blood of the Werewolf, che è una roba allucinante per Xbox 360, era un gioco che era uscito, c'è anche per Steam credo, era un gioco con una tizia che era praticamente un lupo mannaro che ogni tanto si trasformava, avevi la balestra, c'è una difficoltà allucinante in alcuni punti, ma devo dire che Mastema o Mastema, che dir si voglia, è veramente difficile più avanti. Sì. Beh, diciamo che a Oscar gli saranno fischiate le orecchie numerose volte da tutti quanti. No, ma io gliel'ho detto in numerose anch'io occasioni, ho detto è troppo difficile. Sembra Gane, gli ho detto, cioè guarda che no, è un buon complimento. No, a Gane è un pallone di culo, non è un complimento. Se glielo dici lui è contento, perciò lui è per lui un complimento, una lusinga. C'era prima che purtroppo su Steam non c'è, non so il motivo, l'ha fatto in maniera dipendente, che era Broken Core, che era ancora più difficile di questo, con la tizia mezza nuda. Sì. Che io ho sempre supportato ogni tizia mezza nuda di Oscar, resti fra noi, gli ho sempre detto. Aveva pure fatto, un Kickstarter, qualcosa, l'aveva pure visto. Sì. Lui lavora tantissimo con le riviste, un po' di genere, di settore, dove io lo seguo indirettamente ed è abilissimo, secondo me, in quella cosa lì. Sia su Steam, almeno su Steam, che diciamo che è lo store più famoso, però è quello più popolare. Poi lui ha fatto anche un picchiaduro, se non ricordo male. Faccio per il microfono. Pardon. Lui ha fatto... Oscar ha anche fatto l'illustrazione, no, la maglietta per Blasphemous. Sì, ha fatto anche Tap. Come picchiaduro aveva fatto... Occhio che sei ancora exterminate. Ah, ancora. Come picchiaduro io so che ha fatto il remake di Golden Axe, ma era Freeware, cioè era un fan-made. Ah, non lo conosco. C'ha la grafica un po' in stile Capcom. Golden Axe Smith comunque si chiama. E qua? Ok. No! No, per fortuna. Si ferma, che bastardo. Vanno insieme proprio. Aveva fatto Finger Fighter, che non era propriamente un picchiaduro, era una roba... È vero. Mobile, me lo ricordo. È vero. Io li riprendo tutti. Vero, Finger Fighter l'ho finito in tutte le salse, vero, quel gioco là. Guarda che fa le pose. Quando finisci il livello. Qua c'è un boss, mi sembra, mi ricordo, c'era un mostro strano. Oh. Ah, qua, via. Beh, questo non me lo ricordo, è qua dove se arrivi a 100 cubi raccolti ti becchi una vita, no, mi sbaglio. Non c'era un modo per prendere delle vite? Non lo so. Ogni 100 ti dava una vita, una roba del genere. Sicuro, non so se è a checkpoint, mi sono abbastanza sicuro che c'è pure i save state, comunque che ti salva la partita da qualche parte.
se puoi rifare il livello da dove hai riperto. Sei sicuro? Non lo ricordo. Però non vorrei che lo sblocchi alla fine dopo che l'hai vinto. Ah, ok. Secondo me lo sblocchi alla fine, beh, se non ricordo male. Sarebbe troppo bello. Qua se muori. Sotto c'era un. E lui adesso, ad esempio, lui non dovrebbe andare via, è andato via nel cancello, però lui dovrebbe andare piano di sotto a recuperare tutte le gemme lasciate in sospeso. Sì. Già. Sotto c'era una via secondaria, se prendeva quella facevo? Facevi un altro livello. Ah. C'era una via secondaria, sì, ha messo dei bivi qualche volta. Mm. Beh, qua stupendo, qua mi ricorda Gainug, gioco per Mega Drive, pieno di escrescenze, robe tumorali, fetide. Qua è un livello alla c'era Geiger. c'era una vita lì, mi sembra. Morto. Poi quello che mi piace di Oscar è che fa una pixel art talmente curata che sembra che lo fa con un budget incredibile. Cioè, ci sono certi indie che... No, non sono fatti così. Sono popolari, ma non sono fatti così. E lui li fa e sono così. Anche più corti. Cioè, fa... Perché la grafica sembra semplice, però è piena di animazioni. Sì. Già solo quelli là che saltano lì sopra, alla fin fine. Questo è un problema però, perché praticamente la piattaforma non si distrugge a contatto. Mm. Non so se perché ha fatto c'è il raggio che è troppo lungo sotto il personaggio, quindi cioè, fa contatto anche quando non fa contatto. Allora, prima devi sistemare il tizio con l'occhio, il monocolo. No, è impossibile, non sono armato. Non ha la spada ora. Ah, ok. No, però vedi, perché sembra che si comincia a disintegrare prima ancora, vedi? Si disintegra prima che io invece ho effettivamente toccato la piattaforma. C'è un po' da tarare questa cosa. È un po' l'inferno, cosa ti aspetti, scusa, che ti stanno lì ad aspettare? Beh, un'infamata all'inferno ci sta, dai. Sì. Comunque stai giocando abbastanza bene. Non dirlo. Sì. Stai andando bene. Considerando che dovresti prendere tutti i cosi e che naturalmente ti stai gestendo i tempi. Tosto. Non sono armato, mannaggia. Ah, perché l'hai usata la spada? No, ce l'hai ancora. No, perché sono morto. Ah. Che bello questo nemico qua con le falci. Sì, è vero, in effetti sembra... Via, scappa. Stage clear. Stage 8. Tra l'altro, Tasten dice, poi dicono di Dark Souls, ma Dark Souls è tutto marketing, quando vai in negozio ti dicono, e ti dicono ai commessi di dirti che attenzione, che è marketing, non è che... No, poi ci sono dei giochi ancora più difficili, cos'è questo è difficile. Cos'era il cuore? Non mi ricordo, magari mi ridà la vita, non lo so. È il checkpoint, se ricordo bene il cuore. È il checkpoint, secondo me. Ah. Hai preso il checkpoint. E qua? Ah, ok. È sparito, ah, ok. Che nella sua pagina l'aveva fatta vedere tutte, cioè anche il cuore, comunque sì, aveva fatto sì, un sondaggio, qual era il migliore. Vabbè ragazzi, io vi dico solo che il Mac non funziona niente, questo gioco funziona solo con la tastiera, quindi l'ho giocato con la tastiera. Ottimo! No, per dire per dire il livello del... Con la tastiera è impossibile. Con la tastiera è stato difficile portarlo a termine, però ho fatto altri giochi su quello stile lì sempre con la tastiera, quindi sono già un po' allenato. Io avevo finito tutto Guacamelee sulla tastiera. Insomma, mica male. Boss. Qua c'è il boss. Uso l'arma. Morto. Un boss bastardo, non tantissimo, ma insomma. Ho usato l'attacco speciale, spero di avergli fatto abbastanza danno. Ah, però posso disintegrare gli occhi che mi manda. Questo qua fa un po' quasi Phantom, quello di Super Metroid. Sì. Ah, è vero. Ed è fatto veramente bene. Sì. Ok, ce l'ho fatta. Lui qua cosa ha lavorato, sui 16 o i 32 bit? Penso sui 16. Conoscendolo. Ha lavorato sui 16, mica male, eh. Lui è proprio un fanatico del Mega Drive. In tutti i sensi, anche della difficoltà. Sì. No, forse quello... Sì. Ancora peggio del Mega Drive. Beh, questo è un gioco uscito per Mega Drive. Cioè, questo sarebbe proprio... Ma che bello! Perfetto. C'è il cultista. C'è il cultista, infatti. E c'è la gente nella gara. C'è la gente, sembrano mostri, più che altro. Qua c'è sempre il... Poi è proprio curato, cioè, ci mette la pane. Vediamo i commenti, se c'è qualcosa di interessante. Mamma mia, quanti commenti. No, li abbiamo già letti tutti, però.
Ok. Questo cos'è? Il panzone. Ah, però posso prenderlo anche da dietro, sembrava corazzato. Fantastico. Sarebbe bello se prendi più spade diventa più forte. Perché comunque se riesci a mantenere la spada, magari dopo dovrebbe essere più potente. L'unica cosa è quella lì, sì, nel senso che farti colpire è impossibile. Quindi è impossibile riuscire a mantenere la spada tutto un livello, cioè è difficile, non è impossibile, però. Scheletro. Ah, questo cos'è? Oddio. Questo qua è il nemico di Golden Axe, quello lì. Esatto. Esatto. È quello che puoi cavalcare anche. Che si chiama il tacchino grifo, come si chiama? Sembra che Non mi ricordo, no. Cocked. Cocked non è bello. Questo Cock, qua... sai che i giapponesi hanno dei titoli per i loro morti. Beh, quelli di Golden Axe erano nomi di alcolici. Sì, erano tutti nomi di alcolici. Tutti i nomi dei nemici di Golden Axe. Che praticamente il team di sviluppo alla sera si trovava a bere. E hanno deciso quindi di celebrare le loro sbronze nipponiche in quel modo lì. Quindi c'è i vari personaggi che sono tutti presi. Anche Death Adder è una specie. No, l'unico che non è un alcolico è il Death Adder, che sarebbe un serpente, tipo un mambalo un mambalo africano, credo. Un mambo africano dovrebbe essere una specie di serpente che ha appunto uno dei. Il veleno più letale al mondo. Tutto il resto dei nomi sono tutti presi da. Che bello! Fantastico. Tanto se gli prendi la lava, la para l'attacco. Non so voi, ma aver fatto questa serata qua con questi giochi mi viene la voglia di chiudere la live e andarmi a giocare qualche cosa, qualche figatina. Giusto per incazzarti prima di andare a dormire. Beh sì. Beh sì, dai, sì, decisamente. Ci sta, ci sta. Dior, j'adore, con questa posa qua. Ancora qua. Sì, in effetti questo è un personaggio. Ci arriva la spada, sì, ci arriva. Ah, aspetta, forse è migliorata veramente. Perché mi sembra che la gittata sia migliore. No? Comunque gran gioco Golden Axe di no! Makoto. Di Makoto Uchida. Madonna, che gioco. 6 persone hanno fatto Golden Axe, eh? 6 persone. Un planner, 2 programmatori, 2 artisti, un compositore, che era Toru Nakabayashi, quindi c'era Uchida, Toshi, Aga, Aki, Kira, che sono i nomi dei programmatori, che compaiono anche nella schermata finale. E lo sviluppo ha richiesto circa 12 mesi, ragazzi. 12 mesi. 12 mesi per fare un gioco. Ah, io direi che nulla spinse cosa Golden Axe. E loro mi ricordo che si trovavano in un locale che era vicino. Lo sono andato a visitare, ma proprio perché era una roba così. È vicino al tempio di Sensoji, che è chiamato anche tempio di l'Asakusa Kannon, se non ricordo male. E loro tutte le sere finivano lo sviluppo e poi andavano dentro questo ristorante. E questo ristorante si chiamava... Adesso mi dovete dire voi il nome. Come si chiama? Si chiamava Stolovaia. Si chiamava... che è il nome anche della terra dove è ambientato Golden Axe. Ah, come la tipa, sì. E anche la tipa, esatto. Scusate, metto giusto alla fine 10 minuti Odalus? Sì, vedi, dai. Continua, comunque, vedi? C'è il continua. Io l'ho visto in ritardo. Ah, sì, è vero, sì, sì. Era comunque, vedi, mi ricordavo bene. No. Tra l'altro, anche nella... Vi do un'altra curiosità. Alla fine di Golden Axe... c'era la scritta che appariva Okari Suite, era praticamente l'insegna pubblicitaria, o meglio la parodia di un famoso soft drink che fu fatto in Giappone
dalla, se non ricordo male, dalla Otsuka Pharmaceutical, una cosa del genere, che si chiamava Pocari Sweet, che era distribuito nel 1980 in gran parte dell'Asia. E faceva ridere perché era praticamente, era diventata la bibita del gruppo, cioè durante lo sviluppo se ne bevevano. Guarda che bello, guarda che bella questa introduzione anche. Vabbè, qua ragazzi. Però qui non so se hanno barato, perché comunque non so se era possibile fare sullo stile. Vabbè. Mi sembra un po' troppo, no? Sì. Cioè, no, è troppo, troppo, anche troppo. Questo segue la filosofia di. No, qua c'è troppo stile. Vendono, ma rompendo i limiti. Sì. Qui c'è troppo. Alla fine è anche giusto, secondo me. Sì, sì, però qua c'è troppo stile. Ho già visto solo delle robe che negli anni. Uscito. C'è ancora il salvataggio, guarda. Quando l'ho finito, perché comunque vai avanti, trovi le armi e le armature. Andiamo di uno. Io non l'ho mai visto questo gioco. L'ho comprato e non va per Mac. Quindi purtroppo è uscito su PlayStation questo. Ma su PlayStation Network solo in Canada. Solo in Canada. Per Switch c'è però PAL, come mai? Lo so. Io non ce l'ho lo Switch, quindi ho detto ci sarà un tempo e un modo. Alla fin fine l'ho sempre rimandato e alla fin fine se anche lo vedo ho detto vabbè dai. C'è anche la versione fisica di questo addirittura. Sì. Con Oniken dentro mi pare. Almeno con dentro Oniken dentro, sì. Che è un altro gioco sempre dell'autore. Sì, anche quello. Questo me l'hanno consigliato in tantissimo. Ho detto molto, no, tu non lo bello. Puoi giocare, devi fare una live, devi fare qua, ragazzi. Anche perché ricorda un po' Castlevania, cioè, comunque c'ha degli elementi alla Castlevania. Sì, ma l'ho detto in tutti che ricorda molto Densetsu, quindi Castlevania 3. Però ho detto tra l'altro parti con un villaggio in fiamme, adesso vedi lui che va verso il villaggio, perché il villaggio è stato messo alle fiamme, che è un po' come comincia che si chiama, volevo dirlo in giapponese, Rondo Chinorin, sì. Chinorin. Qui è molto bello come è fatto il backtracking alla fine. Sì. È diverso da un qua vedo delle cose molto belle. Però, la mappa che bella. Qua vedo delle cose molto belle. Qua ragazzi. Mi dispiace che molto. È bellissimo. Poi vedi che anche qui c'è tutta la cosa a schermo. E qua ho sbagliato perché tornando indietro torni alla mappa. Ecco qua. Che bello. La mappa è stupenda. Mappa veramente bella. È anche molto veloce come gioco, Forse un po'. Qua mancano delle animazioni, però, Io c'ho un po' l'occhio critico. Cosa manca? Non mancano un po' delle animazioni quando dà la spadata. È un po' legnoso, se vogliamo. Non so quante animazioni sia, però è molto bello, per carità. Sì, cioè. No, è fatto benissimo. Sì, però un po' legnosetto, quello è vero. Non me lo ricordavo così veloce. Cazzo, è velocissimo, infatti, sto guardando, madonna. Prima l'hai visto quel nemico che sembrava proprio quello di Chinorin, il cavaliere viola? Sì, sì. Poi c'è questa cosa un po' alla Souls che ti danno gli orb. Però la palette non riesco a capire cosa dovrebbe essere, quella di un NES, perché non lo è, o sì? Dovrebbe essere quella di un NES, sì. È una roba strana, È un po' troppo colorata. Alla fine è un ibrido, però d'impatto, sì. Colori si sembrano quelli del NES, ma sono troppi su schermo. Anche la velocità, se vogliamo. Sì, velocissimo. Non è molto. Allora, velocità, no, assolutamente. Anche voi, io vedo anche delle animazioni che è molto veloce, ma forse è il gioco che deve essere così. Però proprio. Sì. Cioè. Faccio anche il mercante qua. Cos'era utile da comprare qua? Non mi ricordo. Talisman of Rebirth. Con questi puoi resuscitare. Ecco. Ah, però. Sì, perché mi ricorda Castlevania, quello per MSX2, che c'era il mercante in mezzo ai livelli quando distruggevi i barili. Un'idea figata che hanno poi cancellato da Castlevania, insomma. In quello dell'MSX2, ovvero Akumajo Dracula per MSX2, c'era la possibilità, siccome dovevano lavorare su un'altra risoluzione video e anche hardware, avevano fatto quest'idea del mercante un po' alla Resident Evil 4, che tu lo dovevi scovare dentro i livelli. Però era 1985, parliamo di un gioco che insomma aveva delle intuizioni, perdon, 86, no aspetta, quello per MSX2 dell'87, l'anno dopo. Comunque è veramente velocissimo questo. Sì, è un po' esagerato. Porca vacca. Sono abituato.
Una cosa che mi è sempre piaciuta di questo gioco è come hanno usato lo schermo in maniera intelligente. L'ho fatto in 4/3, cioè, ovviamente sono padrone nel senso che gioco a 16 noni. Però hanno messo il menu, cioè il menu, hanno messo lo start dai lati. Così non devi sempre premere start per vedere cosa hai messo. Hanno messo una... Sì, un inventario, una user interface bello, furba. Anche lì, molti indie hanno sta mania sempre di usare i 16 noni, ma non è che sta benissimo proprio in tutti i giochi. Qua infatti l'hanno fatto proprio a dovere. Oh, però questi qua non hanno giocato pulito, perché è bello, però... Hanno barato. Hanno un po' barato, sì, cioè nel senso... Rispetto al vostro sembra veramente un gioco per Commodore 64, cioè tanto di schermata, tanto di anche non schermata d'inizio, ma anche la schermata per uno. Quando c'è l'effetto a scomparsa di certe immagini, di certe scene, cioè avete cercato veramente si capisce molto se deve qua che cacchio è o... è un Game Boy Advance. Potrebbe ricordarlo, ma la gamma colori è troppo misera. Ah sì, perché infatti poi aveva quei colori Game Boy Advance che erano assolutamente sparafresciati. Sono una cosa assurda. Poi a usarli su emulatore ovviamente si fa ancora di più. Sullo schermo del Game Boy erano più calibrati. Poi in Oniken lui aveva mantenuto più stile, però anche se schizzava anche Oniken, però qua ci sono i checkpoint. Qui c'è un primo boss. Ah, qua ci sono anche dei poveracci. Ah, qui c'è il boss, sì. Mi ricordano le colonne, mi ricordano anche quel gioco ignobile per NES che ha giocato anche l'Angry Video Game Nerd, Frankenstein, come si chiama? Quello che ha giocato anche, non ho mai riso così tanto a vedere un video. L'ho pure giocato un pochettino. Quello sì, era quello in stile bravo, in stile in Castelvania, beh, dove c'era quella specie di pennacchio, quella specie di uccello che a fine livello ti... Brutti, che però allo stesso tempo mi piacciono anche, non lo so. Non sì. Sì, sì, sì. Sono dei brutti, ma che li gioco, perché mi piace magari proprio il fatto che siano trash così. Beh sì, uno dei miei favoriti, diciamo, come che gioco... titoli un po' ingenui, dai. Sì, 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 chiamiamoli pure titoli proprio indigenti, nel senso, io ho un'enorme collezione di giochi schifosi che gioco spesso. Io per esempio uno dei giochi più schifosi del Super NES era Musia, quello con il samurai. Ce l'ho, no, sì, ce l'ho. No, non ricordi che merda? ma sono quelli quei guilty pleasure, cioè quei giochi che dici vabbè, ma questo gioco è ignobile, e vabbè, piace a me, cioè mi fa impazzire l'idea del samurai, pardon, del guerriero con la lancia che va a combattere demoni. Fa cagare quel gioco lì. Era quelle musiche tutte da ritardati, tipo fantastico. Però il concept non era male. C'è il fatto che devi combattere i demoni. Quella infatti la cosa bella è che magari si gioca. Ma guarda che io mi facevo dei viaggi con quei giochi lì da UFO, ma c'è uno di quei giochi lì. C'era in quel gioco lì, c'era un livello fatto tutti con dei piccoli delle statue di Buddha. E c'era il finale per finire il livello, tu dovevi andare praticamente a pregare ad inginocchiarti davanti a una statua di Buddha. Altrimenti non uscivi dal livello. Cioè, solo una mente malata avrebbe fatto un'idea del genere. Eppure loro l'hanno fatta, cioè, geniale. Dovremmo portare Musia, perché è un capolavoro di monnezza fermentata. Guarda, no? Io ce l'ho. Ce l'ho proprio da pronto da emulare. L'ho anche provato un po' di tempo fa. Ma cosa? Come si chiamava quel gioco lì per Super NES che aveva fatto quel video, l'Angry Game? Frankenstein? Cazzarola. Quello dove lui urlava fuck, cioè, perché praticamente... No, ascolta, lui urla sempre fuck, non mi sta aiutando molti. Ma perché praticamente c'è a metà del livello c'è una specie di poiana, una specie di uccello che ti prende su e ti riporta all'inizio del livello, e lui oh, fuck shit! Praticamente non riusciva ad evitarla, e tutte le volte questo uccello lo prendeva con gli artigli e lo riportava all'inizio. Ah no, forse quello era... Non era uno Zelda per CDI, no? No, adesso no. Lo vado a cercare, era un...
c'era il titolo Frankenstein, perché l'aveva fatto durante Halloween per la serata Mostri della Universal, e quindi aveva fatto la puntata dedicata a tutti i giochi di Frankenstein. Ah, giusto. No, che erano, mi sono ricordato dove mi sono ricordato dove mi serve la chiave. Che erano giochi orrendi, la maggior parte di quelli. Però quel gioco lì che sto dicendo si chiama, aspetta, Frankenstein. Adesso poi andavo a cercare Frankenstein Game Super NES. Non è Mary Shelley Frankenstein? Non lo so. No, è quello no, è quello atroce, quello Mary Shelley Frankenstein, quello di vedere un pelato con il bastone. terribile quel gioco lì, Quello di Mary Shelley è una roba allucinante. No, quell'altro gioco per il nome, quello. Ah, trovato, si chiama Frankenstein, proprio Frankenstein. Però adesso io vado a vedere su Moby Games come si chiamava in origine, perché sono veramente curioso. Qui c'è una fase un pochino... Ci sarà un titolo tipo Yutsumaru Waratana Densetsu, in realtà qua l'hanno chiamato Frankenstein. Allora, il gioco è della Tose Corporation del 1990, pubblicato dalla Bandai, programmato dal signor Riso, Mr. Rice. Bene. Okay. Bob Armadillo è il disegnatore e il planner è Mr. Exit. Ottimo. Poi abbiamo special thanks a Mr. Time Ciao Tabel. Again, ciao, grazie per essere stato con noi fino ad ora. Il game designer è Kraken, The Kraken e la mummia. Quindi insomma, nomi di un certo livello, eh. Allora, Frankenstein on Side Scroller Adventure. Scusa, scusa un attimo, guarda, torna un attimo sul gioco, guarda chi c'è. Chi c'è? Vediamo. No, questo qua adesso incontra una persona che dice... incontra il capitano, no? Capitano, ci sono gli uomini di Gal che stanno attaccando il villaggio. Ok. E fa... Hai visto il mio figlio? Ragazzo, uomini? Chi se ne frega di quelle povere anime? Che cosa stai dicendo? Dei? I nostri dei sono morti. Quelli nuovi e quelli vecchi. Io sono il mio stesso dio ora. Tra l'altro questa scena è un po' Resident Evil 4, perché per come si guarda... Per come si trasforma, sì. Guarda adesso. I will feast on full flesh and soul. No, sai cosa mi ricorda? Berserk. Ah, è vero. Madonna. Ah, giusto, è vero. No, in effetti è molto ricorda... Berserk, sì. Sai quei demoni proprio... Cazzo! Che cazzo dici? Tra l'altro il livello è... Dietro c'è il fuoco, davanti... No, è proprio Berserk qui. L'altro qua quando si incazza devi... Ah, ho sbagliato. Nani! Ciascade! Qua mi sa che muoio perché... Eh sì. No, l'hai ucciso. No. Perché non ho... Oh, tosto qua, eh. No, ma troppo veloci quelle palle lì, madonna. Non ho capito che dovevo beccarlo quando dovevo... Quando si scopre la pancia. Comunque, incredibile, eh. Il gioco si chiama veramente Frankenstein. Anche in giapponese si chiama Frankenstein. Era poco licenza. Voluto. Sì. Però è un Castlevania. È assolutamente un Castlevania sfigatissimo. Però è un Castlevania game assolutamente in tutto e per tutto. In tutto e per tutto. Adesso facciamo così, sconfiggiamo il boss e salutiamo se volete aggiungere qualcosa. Comunque, quel boss lì era fantastico. Mm. Veramente in stile Berserk. Ma in realtà adesso che ci penso, infatti un po' tutto il gioco ha uno spirito Berserk. E c'è anche uno spirito molto moderno, perché comunque andare a prendere... negli anni 80 non avremmo mai visto lavoro. Forse in Contra forse l'avremmo visto una cosa del genere. Il demone che si trasforma. Sì, infatti fa anche un poco Contra. Qua non so, è troppo basso. Ah, devo aspettare che ricarica. Dopo tre colpi ricarica. Però anche lì fare un po' più di colori sul... Ma insomma sul balestriere tutto azzurro. Cioè vedi, cerca di fare un po' il Commodore, cioè cerca, scusa, di fare un po' il Nintendo, il NES, sì. Però poi su certe soluzioni dice no, però qua facciamo un'animazione fatta bene, una cosa, cioè, è strana come cosa. Sai cosa, forse li fanno a tinta unita per renderli molto riconoscibili, così tu vedi l'azzurro, tu vedi l'azzurro e capisci subito che è l'arciere. Ah. Forse. Però sono molto dettagliati pure, quello che fa. Sì, non c'è voglia di colorarli. Secondo me hanno voluto, o che sono spiriti. Lì bisogna sapere la mitologia. O sono gli soldati di Gael.
Eh sì, sono quelli di Galvis. Ah, loro sono tutti azzurri, forse tipo i guardiani. Qui c'è l'effetto un po' Castelvania per il fuoco. Qua sì. Beh, qua è molto Cinorin. L'inizio di Cinorin di Round of Blood, quando c'è la città in fuoco. Indimenticabile quel livello. Con Richter che arriva a cavallo, cioè che arriva con il carretto. Tra l'altro, secondo me. Vediamo anche più avanti, se non vi dispiace. 5 minuti ancora. Tra l'altro, a me piace un casino sta roba qua. Il secondo livello è una foresta come Super Castlevania 4. Ah, qui, no, questo mi ricorda. Bello. Questo qua mi ricorda. Qua mi ricorda Arctrizer. Ma proprio a manetta. Metroid, Arctrizer. Cioè, qui è proprio. Questo suono è identico a quello di Sotten, eh? Aspetta che lo sento. Senti. Lo voglio sentire su Discord. Quello della porta. Ah, che figata, posso tenere Discord e sentire. Vabbè, lo sento un po' in asincrono, però. Lo senti? Sì, sì. Questo stupendo. Questo suono qui è lo stesso che senti quando in Castlevania azioni dei marchingegni, una cosa del genere. Come sono dei nemici molto la Geiger comunque. Sì, alcuni sì. Questo qua è un po' bastardo che devi fare. Quando vomita devi stare lontano. Sai, mi ricorda anche sempre Makaimura. Le piante, quelle che ti sparano. Vabbè, le citazioni sono innumerevoli. Ninja Gaiden anche mi ricorda. Gli ultimi livelli demoniaci di Ninja Gaiden. Qui c'è la. Ci sono le piattaforme. Qua, ecco qua. Però mi piace lo stile, sta diventando futuribile high-tech alla Keita Memia con Moon Over Tao, sembra quei giochi, quelle robe dove piano piano si fanno strada degli elementi di science fiction, sempre un po' disturbata però in stile, sì. E un po' Iria, quelle robe Zeiram, che figata, cioè vedi anche come, cazzo, veramente bello. Poi vedi, il bello è che sono livelli, ma sono collegati, e ci sono varie vie, e a volte sbloccando una via, perché magari trovi dei nuovi poteri, puoi andare in altri livelli. Proprio li sblocchi dalla mappa, e poi dalla mappa puoi andare in questi posti nuovi. Quindi è un Metroidvania, ma diciamo stagno. Nel senso che, capito, cioè sblocchi proprio altri livelli. Questa porta. Comunque è bello, molto bello, molto molto bello. Sono pipistrelli. Aia. Questa qui c'è una maga la piromante. Cioè, pur non essendoci niente di nuovo sotto il sole, funziona. Beh, questo. No, questo è Sotten, guardalo, Aku. Guarda, mamma mia! Questo cavaliere come attacca. Guarda come. Mamma mia! Ma tra l'altro ti para tutte le cose che lanci. E si fa avanti, tra l'altro. Potevi colpire da lontano? Sì, praticamente più o meno. Quando fa certi attacchi. Comunque ha lo stile un po' la Metroidvania. Devi recuperare le chiavi, devi recuperare. È un ibrido. È fatto a livelli, ma è un Metroidvania. E dovevate mettere questa roba qua anche nel vostro, ragazzi. Però è. Vabbè, perché sarebbe stato un po' complesso. Rispetto a un complesso. Dici? Ma c'erano anche giochi come Draconus che del Commodore 64 avevano bisognava recuperare tanti oggetti, tanti item prima di andare all'ultima schermata. Sì, ce n'erano parecchi, c'era anche coso anti-Riad. Oddio! Sì. Cosa cattiva? Perché aumentano un casino la longevità dei giochi, secondo me. Sì. Però lì proprio volevano dare proprio un'impronta spediti. Più arcade, diciamo. Infatti funziona molto bene per quello. Questa cosa qui secondo me fa un po'. Qua io l'ho giocato, è bello, però io preferisco Onika. Perché questo qua c'ha dei momenti un po'. Allora, soprattutto quando fai la prima run e non riesci a capire dove devi usare. Mi rompo un po'. Allora, da quello che sto vedendo mi piace molto, però preferirei anche Onika. Perché però è molto bello, sentito. Poi ovviamente sono alla fine sono due generi differenti. Sì. Questo qua c'ha solo quello, c'ha qualche calo di ritmo quando devi ritornare indietro. Che l'idea è bella, non è male, però a volte non capisci. C'è un,
cioè ti perdi un po' nei livelli, li rifai due o tre volte che non serve a niente. Bisogna fare un po' di backtracking di quello. Sì. Anche perché quando qui quando potenzi poi la spada, rifare i vecchi livelli, cioè ammazzi la sfida, non ha neanche più senso. Però se lui adesso sta fermo non viene colpito dalle fiammate, sì, se sta dietro il blocco. No, no, mi prende. Prima ho sbagliato. Ah. Sbagliato prima. Ecco, questa parte qua è un po' una... non è molto leggibile. Cioè tu devi far cadere quel blocco lì, quindi devi distruggere piano piano. Ok, ho capito. In realtà questa è una cosa secondaria, mi sa che sto facendo. Perché non è... Io purtroppo quando gioco faccio queste cose. Se capisco che, che una via è la principale, non ci vado. Sì, è un po' palloso che... Prossima volta che vi invitiamo, portiamo il nuovo gioco. La demo del nuovo gioco. Eh sì. Ma vale, tanto poi anche quella completa esce tra un po', alla fine a marzo. Adesso dobbiamo fare soprattutto... un po' di beta testing, perché c'è ancora qualche errorino. Può anche fare in anteprima, volendo, però. Sì, sì, sì. L'unica cosa è proprio un genere totalmente diverso. Oh, beh, non c'è mica problema. Beh, cavolo, hai detto niente. Ok, sono contento che ho preso un potenziamento della vita, che almeno mi ha ridato un po' di... Ah. Ah, ecco, qui c'è il mercante. Tra l'altro il mercante, i prezzi delle cose aumentano sempre di più. E non... non si ripristina da livello a livello, quindi bisogna stare attenti. Cosa? Bello, bello. Tra l'altro lo bello è che ogni volta il mercante dice qualcosa di diverso sul livello. Qui c'è questo posto maledetto, ma guarda, in realtà oggi non è che in realtà oggi quale luogo non è maledetto, lo sono tutti praticamente. Qui è bello, ma non è fedele, cioè non è un gioco, non è propriamente un gioco retro game, è un gioco che gioca un po' di mezzo, insomma, dice faccio uno stile riconoscibile, però poi non, nessuna console dell'epoca ospitante lo avrebbe mai potuto ospitare, perché è troppo veloce, è troppo, la palette grafica è troppo... Oh, chiaramente il risultato che volevano non è stato casuale, lo volevano fare apposta. Ora far contenti un po' tutti, probabilmente. Sì, però a paragone potrà anche sembrare incongruo, ma preferisco il vostro di giochi, che ha replicato ad hoc lo stile del Commodore 64, cioè lo stile come deve essere. Tanto lo sì, so che prendersi anche libertà qualcuno, però è un po' confusa la direzione artistica, perché vedi anche la musica, sì, senti la musica e dici sembra NES o Super Nintendo, ma in realtà non è nessuno delle due. No. I suoni sono del NES, ma sono troppe voci, troppe, no? Senti un po'. Troppi canali. Sì. Però sì, da un po' di confusione. Oh, forse il NES poteva starci un po', dai, però il NES su tu, non lo so, col synth così è un po'... Sì, per essere infatti è strano, perché come la grafica, hai visto l'intro, sembrava, in alcuni punti sembra quasi 16 bit Amiga, poi... Sì, è vero. Poi sì. Alcuni sprite sono quasi Commodore 64 perché si limitano a pochi colori. È quello che mi lascia un po'... No, non è assolutamente... Però è... Non è omogeneo. Come... Sì, cioè... che poi è la critica che tanti altri hanno rivolto a questo gioco, tutti hanno detto è bello, è bellissimo, però ha questo aspetto che è di non coerenza grafico, stilistico, estetica, che è gradevole, cioè non è che è sgradevole. No, ci mancherebbe, è bellissimo. Siamo noi che siamo un po' pignoli anche. Beh sì, perché sai, io quando anche gioco giochi così... mi aspetto sempre un feeling un po' immutato della serie. Sì. Io sono pronto a rinunciare a vedere anche meno su schermo, basta che però ci sia un certo tipo di fedeltà nel contesto, come il vostro gioco. Io infatti non l'avevo mai visto, credevo di trovarmi di fronte a uno di quei giochi Commodore 64, però taroccati. Cioè, fatto in stile, ma in realtà che poi va veloce. Invece no, cioè, già dalla prima animazione che ho visto... in diretta con voi ho notato subito quell'aspetto lì, che per me è molto importante. Se vai a fare un recupero storico su certe cose è importante. Se vuoi fare una roba come Odallus, dove dentro c'è dentro di tutto un po', e dare un feeling retro tra virgolette, per me è importante quella cosa lì. Poi ovviamente uno dice no, beh, ma Odallus ha più colori, c'è più roba da fare. Sì, però non è un gioco che se uno mi dicesse è uscito per NES, sai, sì, è uscito pure. Assolutamente no. Quindi, cioè, prendi la piattaforma, magari sì, cioè... garantisce più pubblico comunque fare un gioco. Sì, così. Sì, beh, alla grande. Poi anche la velocità è quello, nel senso. Sì. Fatto, però questo è proprio. Ho capito perché ha fatto il classico botto. Perché è il classico gioco da americani.
cioè, perché c'è il feeling di un Castlevania, ma senza nulla togliere, però è proprio il gioco basato specificatamente sul gusto degli americani. Che tra l'altro dovrebbero essere proprio brasiliani, comunque. Ah, beh, ok. Piccolo team brasiliano. Sì, lui mi pare sia brasiliano. E un'altra curiosità, che anche questo è fatto con Click Team Fusion, che è lo stesso programma che ha usato pure Oscar e noi. Ok. Quindi, sembra una serata di Click Team Fusion. Vedi? L'avevo fatto io poi nella replica, per non allungarla, ne farò due. Ne farò una con Katana Soul e poi le altre invece con gli altri giochi. Le divido una live così. Vabbè, adesso io la prima che faccio. Comunque, anche una live con più indie, comunque ci sta alla fine. Non è male. Sì, boh, adesso è Luca il padrone di casa, io però può decidere uno, ovviamente le butto lì. Sarebbe anche bella proprio gli arcade, tipo ci sono certi arcade che magari una puntata sono un po' indigesti, però mezza puntata tipo sì. Ma io lo dico sempre a Luca, e lo dico sempre, facciamo una capatina in qualche gioco trash, diciamo che videogiochi e sofà si sta ancora delineando, perché comunque se fossimo in 3 o in 4 riuscirei a proporre direttamente di ma perché dopo ho detto c'ha un sacco di lavoro da fare di editing dell'SNK, cioè lo so, adesso non mi ricordo se era per non sarebbe male anche farli così. Avevamo provato a organizzare delle serate monotematiche con tanti giochi, è un grande lavoro di editing, cioè perché devi guardare le risoluzioni, se l'emulazione funziona, se quello va, se quello funziona bene, se va il pad. Che stupido, devo semplicemente fare così, vabbè. Avevamo fatte le serate con Pacione, avevamo portato i giochi di Lupin, roba rarissima, i giochi di Lupin, i giochi tratti da manga, la serata Sentai, Super Sentai, quindi un casino di serie TV. Serie TV, giochi di Sentai. Ora possiamo spostare le cose pesanti. Power Ranger, Sailor Moon e via dicendo. Se fossimo in 3 o in 4 ad aiutare Luca lo farei molto volentieri. Perché è bello anche fare questi 10 minuti, 20 minuti su un gioco, poi passare a un altro, c'è tantissimo da dire. Però sì, è lui che deve lavorare tantissimo. Ultimamente la sera... Oggi ho fatto pausa, però la sera ultimamente... Cioè di giorno lavoro e la sera fino a mezzanotte studio. Quindi... In attesa di un computer magari mio performante, che magari alla sera ho tempo io di dedicare... di preparargli le scalette, ma sarebbe bello fare un giro... Questo possiamo spostare questo, ok. Perché pure è bello poi metterli a confronto, vedere. Qua stiamo facendo un confronto serrato, Guarda qua, queste statue qua mi ricordano appunto sempre il cortile di Cinorin. No, scusa, non Cinorin, di... Qua siamo già tornati a Super Castlevania 4, dici? No, quello mi... Ancora sì, sai Symphony of the Night che c'è Orlok's Quarters? Ah, sì, Ci sono tutte le piattaforme rotte in giro. Sì, comunque se vai sullo stile, guarda lo stile delle statue dietro, cioè quello è proprio anni 2000, Sì. Cioè non è assolutamente uno stile anni... Infatti io ho letto una recensione molto caustica nei confronti di questo gioco, mo che mi sto a ricordare, perché l'avevo visto una volta portato in live da Alberto, però non l'ho seguita perché ho detto non lo voglio vedere, lo voglio giocare. Ma guarda questa statua. Fuoco cammina con me. Cioè dai. Però questa statua è roba da Dark Souls, guarda che roba. Anche non è assolutamente lo stile anni 90 o anni 80. Sì. Proprio la posizione, l'idea, Sì, stiamo tirando fuori proprio il pelo nell'uovo, però sono tutto un insieme di cose che secondo me alla lunga, se uno cerca un recupero, va troppo veloce, porca puttana, schizzano come dei missili i nemici. Sì, va troppo veloce. Vacca boia. Io qua non so dov'è l'altra statua che dice fuoco cammina con me. Che devi accendere. Ah sì? Sì. Ah, gli spiriti. Hai preso una zuppa di miso. Beh, qua ragazzi, terribile questo pezzo qua. Vederlo giocare è terribile, figurati giocarlo. Sembra difficile. Non so come si muovono, è quello. Magari, Un è andato. Dai, ecco. Qui c'è un altro piromante. Poi se attacchi al momento giusto e continui ad attaccare, gli fai sempre il counter dell'incantesimo. Ah, come Slane. Sì.
A me è piaciuto molto Slane, per esempio. Non l'ho finito. Sai cos'è? Che quello stile lì molto bavoso, molto violento, dopo un po' mi stanca, un po' mi stufa. Quando nei giochi, sì. quando nei giochi non c'è contrasto, un po' mi stufo. Per esempio, faccio un esempio, un gioco che mi vuole far ridere sempre, mi annoia tantissimo. Sì. Oh, ho sbagliato. E questa è la statua di fuoco cammina. No, non è questa la statua di fuoco cammina con me. È più in rilievo. Che poi è un gioco che ti spinge molto a esplorare. Ah, eccola qua. Quindi anche un gioco come Blasphemous un po' t'annoia dopo un po'. Dopo un po' sì. Comunque questa... È interessante, vedi? Ah, sono tre statue, mi sa, da mettere le... Vabbè, comunque direi che possiamo staccare, perché qua dopo si continua... Ah, comunque è bello, eh? Sì. Molto bello anche questo. L'unica cosa è quella cosa lì del fatto che sto notando quello che diceva, che c'è del backtracking un po' così. Nel senso, ok, le statue le devo andare a cercare, dove sono? Boh. Vabbè, magari... Non lo so, vedo quelli di Loco Malito come giochi a volte più focalizzati. Per esempio un gioco come Curse of Issos, a me è piaciuto tantissimo, per dire. C'è un po' di backtracking anche in quello, però è molto molto fatto con un criterio... Quello sì, quello te lo consiglio, eh. Quello siamo nei meandri del Master System. Non l'ho come animazione. Diventato antica Grecia, tipo, sì. Bellissima l'idea. Sì. Sì, che poi lui ha fatto dei giochi per Spectrum, ha fatto dei giochi di tante categorie. Prima o poi un giorno lo porteremo, qualche best of di Loco Malito. Quasi tutti. sono tutti bellissimi. La cosa che poi fa della roba bella, tutta originale, perché non è uno di quelli che ruba gli sprite, che ne so, li prende. Sì. Però non li mette in vendita, cioè proprio li mette freeware su Game Jolt. Ne ha messo solo uno, Martita Castilla, alla fine lì. Sì, ha messo solo quello perché, se non ricordo male, lui aveva fatto un enorme lavoro di rework su quel gioco lì, aveva messo altri livelli, altre difficoltà. Sì, comunque io e te avevamo già parlato sulla chat di Free Playing, mi sei venuto in mente. Non so se ti ricordi, avevamo parlato di Metal. Sì, l'avevo detto pure a lui. Avevamo fatto un reminder di Metal e di Trash. Consigliato tu Deadly Premonition. Sì, l'avevamo portato l'altra volta. Hai portato Deadly Premonition. Infatti l'altra volta poi è successo un casino. Noi ragazzi vi ringraziamo per aver partecipato alla serata. Vi richiameremo di sicuro. Sì, tanto sono in chat con noi. Se vedono tutto, sono tutte e due le chat su Messenger. Sì. Ottimo, benissimo. E magari Andrea si è addormentato, c'è ancora? Perché non sono qua, sono un po' addormentato. Perché noi facciamo poi tardino, quindi di solito porteremo degli altri giochi alla grande. Ci credi che una volta le puntate finivano alle 11:30 spaccate all'inizio? Ma perché c'è tanto da dire, in attesa anche che magari la tecnologia non ci aiuti, perché magari un giorno faranno una specie di piattaforma unica dove tu vai a mettere, sarebbe il sogno per tutti gli streamer, cioè tu metti il gioco, poi dici, ah sì, vi ricordate quel gioco, che ne so, Alex Kidd, tac, metti Alex Kidd in diretta subito, sarebbe una cosa, sarà il passo successivo, aiuterebbe tantissimo un canale come quello di Luca e il nostro, così, dove tu praticamente ti puoi... me lo auguro, sarebbe ora. Comunque è stato volete dire qualcosa di finale, di complessivo, riassuntivo di quello che abbiamo detto, oltre all'ovvio fatto di comprare il gioco perché costa una bazzecola, quindi 2,39. Cioè, ragazzi, neanche un gioco da cellulare, Katana Soul, secondo me se andate a Milano in galleria un caffè costa di più. No, è un gioco delizioso, l'abbiamo portato, io l'ho visto qualche immagine, me ne sono innamorato, poi ho avuto modo di confermare le ottime impressioni che avevo avuto e niente ragazzi, io non ho altro da aggiungere, facendovi complimenti perché magari non vi sono arrivati durante la live, ma complimenti per quello che avete fatto perché è grazie veramente notevole, veramente, speriamo che il prossimo sia ancora più, ci sia ancora più roba da poter raccontare. Perché insomma i cari Warriors lo conoscono tutti, quindi ci perderemo nello sparatutto quella sera. Volentieri, cioè subito anche. Contaci che se ci siete voi, noi ci siamo. Hai visto il carattere gotico di World Map anche?
Sì, l'ho visto, io, hai fatto bene, niente da dire. A parte questa cosa, un po' di questa disincronia stilistica, però è fatto molto bene anche questo, eh. E viva il pixel, glory to the pixel. Non, c'è, non se lo dice mai abbastanza, non lo diciamo mai troppo. Va bene, ciao. Buonanotte ragazzi, è stato un ciao. Piacere. Ciao. Ciao. Ciao.